Ecco, infatti almeno 3 persone sono morte, 10 ferite intorno allo stadio. Ma i numeri di questa crisi continuano a pesare. Un uomo di 47 anni è morto assiderato. Questo video riguarda la verità. La verità di che cosa è davvero importante per te. Di che cosa tu sei davvero capace. Un tempo eravamo ambiziosi, liberi, ribelli, coraggiosi. Avevamo l'ambizione. L'ambizione di creare, di riuscire, di vincere. Eh sì, anche di sognare. L'ambizione che ora è stata spenta, distrutta da una vita che ci sfugge. Avevamo l'ambizione di distinguerci, ma alla fine c'è sempre stato qualcuno che ci ha detto come comportarci. Avevamo l'ambizione di vivere liberi, ma oggi ci sentiamo ingabbiati in una vita di rinunce, una vita che non sentiamo più nostra. Avevamo l'ambizione di controllare il nostro tempo, ma alla fine è il nostro tempo ad essere gestito dagli altri. Avevamo l'ambizione di realizzare i nostri sogni, ma poi, in un modo o nell'altro, sono finiti in un vecchio cassetto. Ma perché? Perché abbiamo rinunciato alla nostra vera natura? Tutti vorrebbero giocare in sicurezza, la sicurezza di vincere facile, certo. Tutti vorrebbero evitare il rischio per scappare dalla paura di perdere il lavoro, di perdere la faccia, di perdere il tempo. Ma ora parliamo di te. Certo, prima di rischiare vuoi avere un metodo, una certezza, una strategia precisa che ti dia più probabilità di vincere, giusto? Ma ricorda, la magia della felicità vive nella follia dell'umanità. La follia di rischiare, la follia di fare qualcosa di diverso, la follia di andare controcorrente, la follia di tornare a crederci, nonostante tutto. E allora, perché ci accontentiamo della mediocrità? Perché continuiamo a commettere gli stessi errori? Perché restiamo fermi a guardare come se stessimo aspettando l'autorizzazione? Perché abbiamo smesso di sognare? Beh, ti dico una cosa. E se quell'ambizione l'avessi ancora? E se quella fiammella dentro di te fosse ancora accesa? La bella notizia dipende da te. Devi agire. Questo è il momento storico migliore. Il mondo là fuori è pieno di opportunità. Opportunità mascherate da difficoltà. La vera domanda oggi non è se tu puoi cambiare la tua vita. La vera domanda è, lo farai? E se non adesso, quando? E se non tu, chi? Oggi è il momento di agire. Ora è il momento di far diventare questo il primo giorno della tua nuova vita. Il giorno in cui sei uscito dalla gabbia. Il giorno in cui hai frantumato i tuoi limiti. Il giorno in cui hai ripreso il controllo della tua vita. Il giorno in cui hai messo da parte le delusioni del passato. Il giorno in cui hai riacceso il fuoco dentro di te. Il giorno in cui sei ripartito da zero. Il giorno in cui hai deciso di tornare a sognare, nonostante tutto. Ora è il momento di ricordarsi che la vita è un gioco. Puoi vincere e puoi perdere. Il bello è che se perdi puoi rialzarti e riprovare. Ora è il momento di mettere da parte il passato e vivere il presente con un nuovo entusiasmo. Ora è il momento di lavare il tuo cervello, purificarlo da tutte le schifezze che vorrebbero farti credere. Sai una cosa? La crisi non esiste. È il modo di lavorare che è cambiato. Tra 10 anni il 60% dei lavori di oggi saranno sostituiti da macchine, robot. Il posto sicuro oggi non esiste più. Questa è l'unica certezza. I cambiamenti sono sempre più veloci e la gente è stanca di sentirsi dire che cosa si deve fare. Diventa tu il leader. Decidi tu per te. Ricorda che oggi non vince più chi va in cerca di un lavoro. Oggi vince chi si costruisce una passione. Oggi puoi contribuire a rendere il mondo un posto migliore. Oggi puoi distinguerti e fare la differenza. Oggi puoi essere un esempio di ispirazione per gli altri. Fare qualcosa di cui un giorno potrai essere fiero. Qualcosa che ti renderà davvero felice. Liberati da chi prova ad ostacolarti. Allontanati da chi ha sempre soffocato le tue passioni. Evita chi ti diceva di seguire il gregge. Tira fuori il coraggio. Il coraggio per interrompere le cose sbagliate e per non smettere mai di fare una cosa difficile, ma giusta. Disegna ora la tua nuova vita. Liberati dei dubbi, delle paure, delle incertezze. Vai avanti. Prendi il controllo. Rendi la tua vita straordinaria. Tu sei nato per qualcosa di più grande. Sei nato per vincere. La vita è troppo breve per essere sprecata. La vita è davvero troppo breve e bella per essere sprecata. Il giorno migliore per viverla è adesso. Adesso è il momento di creare la tua nuova passione.
Il momento di rendere il tuo business intelligente, posizionarti al top e impegnarti a rendere il mondo un posto migliore. Adesso è il momento di diventare finalmente libero per vivere la vita che hai sempre desiderato. Ora tocca a te. Fai il primo passo. Fai una pazzia. Qualcosa di diverso. Qualcosa che ti renda davvero felice. È possibile. Si può fare. Devi solo crederci. Io ci sono.